Perché c'è un gruppo particolare, loro sono i Fiori Neri, è una cover band dei Nomadi, che però insomma non disdegna la beneficenza. Diciamo che questa cover band è nata proprio con fini umanitari. E poi nel corso della puntata avremo anche ospite la compagna di Augusto D'Aoglio, storico cantante di Nomadi. Quindi una puntata ricca da non perdere. Abbiamo qua in rappresentanza del gruppo I Fiori Neri, Max Stendardi. Buonasera a tutti, grazie. Allora Max, ecco, puoi parlarci innanzitutto questo, il nome della band, Fiori Neri. Sì, innanzitutto fammi dire Alessandro che sono solo, perché purtroppo uno dei nostri componenti della band ha avuto un incidente, altri due hanno l'influenza e Davidino che ci ha lasciato per l'Inghilterra, per cui sono qui come... Sei tu da baluardo del gruppo. Da baluardo della band, come ormai da anni succede. Spero l'incidente nulla di grave. No, nulla di grave. Comunque, ti volevo dire, ecco, Fiori Neri, perché Fiori Neri? Fiori Neri nasce come cover band dei Nomadi al 100% e questo nome è nato da una canzone dei Nomadi, la canzone che si chiama appunto Fiore Nero. E da qui Stefano, il nostro cantante, ebbe questa illuminazione e disse: ma perché non ci chiamiamo Fiori Neri? E diciamo, così è nato Fiori Neri. Era una delle prime incisioni, se non sbaglio. Ora non mi ricordo l'anno di incisione, però comunque è una canzone abbastanza anziana, tra virgolette, perché come sai i Nomadi hanno oltre 40 anni di discografia. Ecco, e questo progetto quando è nato? Insomma, come si è formato? Come si è andato formando? Sì, 5 anni fa, per puro caso, incontrai Stefano Sanavo, il nostro cantante, sì. E dicemmo di fare questa cover band. Però ecco, all'inizio nacque un po' per scherzo, poi con il resto della band, insieme al nostro tastierista Leonardo Rossi, al nostro bassista Andrea Concarella, al nostro chitarrista inizialmente Antonello, poi è andato via per lavoro e è subentrato Gio Neri, e il nostro Davidino, sì. Che purtroppo, vabbè, contento lui, è dovuto emigrare per l'Inghilterra. Però tornerà nel gruppo? Sì, no, non credo, perché lui ha fatto una scelta di vita, di lavoro, e ieri sera ci siamo visti tutti quanti, gli abbiamo augurato un in bocca al lupo. E Maurizio, che è entrato per ultimo, Maurizio Di Giovancarlo, che è il nostro addetto stampa, che è colui che sta male oggi, e che ci dà una mano un po' in tutte le relazioni. Come ti dicevo, Stefano, abbiamo detto ok, facciamo la musica dei Nomadi, è nata questa cosa per scherzo. Poi abbiamo scoperto che i Nomadi comunque sono associati e sono molto legati all'associazione Augusto per la Vita, sì. Che è un'associazione che poi ne parleremo dopo con Rosanna, per la lotta contro il cancro. Ecco, voi avete anche un sito ufficiale dove possono avere informazioni, insomma, come possono reperirle? Sì, noi siamo su Facebook, la pagina Fiori Neri, tanto è abbastanza cliccata, siamo contenti, abbiamo tanti amici che ci vogliono bene, come per esempio il fans club Fiori Neri, sì. Gestito da Marta Castri, e anche ultimamente si è avvicinata a noi, e questo ci fa piacere, Roberta Filoscia, che è la direttrice del fans club Danilo Sacco di Viterbo. E stanno insieme a noi spesso, ci aiutano in questo peregrinare un po' in giro per la provincia e non solo per la provincia di Viterbo. Ecco, voi nel fare, insomma, riproporre i pezzi dei Nomadi, usate gli arrangiamenti originali oppure insomma ci mettete del vostro? L'idea è quella inizialmente, sì. Poi quando sei in sala prove le cose cambiano totalmente e cerchiamo di fare quello che in quel momento ci viene bene fare, per cui gli arrangiamenti sì. La musica è dei Fiori Neri, ma gli arrangiamenti. La musica, scusa, è dei Nomadi, ma gli arrangiamenti sono curati dai Fiori Neri. Quindi ecco, non siete degli sterili esecutori di quello che avevano fatto prima? No, guarda, c'è un articolo sulla una rivista online che si chiama Accordo.it, dove un giornalista per caso ci ha sentito, ci ha descritto, secondo me, molto bene, dove dice: non sono una copia, ma cercano di avvicinarsi ai Nomadi con il loro stile, e questo ci ha fatto molto 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 piacere. 16:57 minuti a Radio Galileo per Brevità Chiamata Artista, torniamo insieme fino alle 18, abbiamo ospite in studio Massimo Stendardi, che è uno degli Stendardi proprio dei Fiori Neri, cover band dei Nomadi, che appunto ci è venuto a presentare qui ai nostri microfoni. Allora Max, dicevi prima che voi ci mettete del vostro nel modo di riarrangiare un pezzo, no? Sì. Ecco, invece vocalmente il cantante si ispira più al nuovo modo di fare musica dei Nomadi, ossia Danilo Sacco, oppure Augusto D'Aoglio? Ma guarda, ci sono varie correnti su questa cosa qua. Sì. Molti dicono che si avvicina
a Danilo Sacco, e molti dicono che a volte ricorda Augusto D'Olio. Comunque è il nostro, per sì, cui quindi ce lo teniamo così com'è. Però lui avrà magari una stima maggiore per Danilo, per, ma per credo Augusto. Stefano ha nel cuore, ci avrà sicuramente Augusto D'Olio, però credo che nelle corde si avvicina più a Danilo Sacco, anche che i paragoni sì. chiaramente sì, non possiamo, il tempo che non possiamo, però Stefano è così e lui è tutta passione. Ecco, mi parlavi prima di un festival al quale avete partecipato? No, non era un festival, abbiamo fatto un bel concerto sì. all'8 dicembre del 2010 al Teatro di Rivellino di Tuscania. E siamo riusciti a far venire appunto la signora Rosanna Fantuzzi dell'Associazione Agosto per la Vita a Tuscania. Abbiamo fatto questo concerto per beneficenza, per raccogliere sì. dei fondi proprio per l'associazione, e grazie a tanti amici che hanno contribuito, nonché a ospiti come Cesare Chiodo, uno dei più grandi musicisti sì. italiani, Luca Capitani, uno dei batteristi più quotati come didatta soprattutto, e anche Mario Stendardi, che è un professore d'orchestra che è venuto col suo coro a riempire la serata e ha fruttato un bel po' di soldini che abbiamo consegnato la sera stessa nelle mani della signora. La signora non vuole che si chiami signora, comunque la compagna, la nostra amica Rosanna Fantuzzi, a cui dobbiamo molto per la sua amicizia e anche per il suo modo di starci vicino, come noi ogni anno cerchiamo di farlo. Ecco, tra l'altro l'avremo anche in collegamento telefonico tra un po', no? Sì, la speriamo Rosanna. Perché tornava dall'Aquila per un convegno e sai, l'autostrada Roma-L'Aquila è un po', ci sono un po' di gallerie comunque, quindi vediamo, è difficile. Speriamo. Ecco, quindi il vostro proposito qual è? Cioè voi suonate per quale motivo, al di là della passione per la musica? Allora, se mi dici al di là della passione per la musica, suoniamo perché comunque ognuno di noi ha delle realtà musicali diverse sì. e ci riuniamo per fare questa cosa qua. Soprattutto, come dici, per passione, perché ci piace e ci fa stare insieme e ci divertiamo moltissimo, ma il nostro scopo principale è proprio questo che ci ha uniti, è questa missione, tra virgolette sì. chiaramente, di stare sempre vicino all'Associazione Augusto per la Vita, che sta che accarezza, ecco, questo è il termine secondo me più giusto, che accarezza proprio le persone che non sono state fortunate sì. come lo siamo stati noi, e noi Fiorineri siamo andati a Novellara su Reggio Emilia e abbiamo visto con i nostri occhi quello che fanno queste persone, che poi chissà quanti sembrano, no? Sì. C'hanno tantissimi amici, ma poi chi veramente dirige è Rosanna con qualche altro amico, ed è veramente stato commovente. Anche poi insieme a lei siamo andati sulla tomba di Augusto. E abbiamo fatto un minuto di raccoglimento insieme a tutta la band, insomma è una cosa che ci ha molto uniti e ci unisce ancora, e speriamo ancora di proseguire finché ci avremo modo di farlo, insomma. Ecco, devo dire che questo spirito di cui parlavi, no, questa unione, si respira proprio anche ai concerti dei Nomadi. Cioè, come quasi una grandissima famiglia, no? Come diceva Beppe Carletti, che è stato anche nostro ospite in un programma, abbiamo fatto anche uno speciale televisivo. Ecco, diciamo che i Nomadi sono un po' tipo l'amico del bar. Cioè, persone che si sono conosciute ai concerti dei Nomadi, persone che si danno appuntamento al prossimo concerto. Cioè, forse questo non accade un po' per tutti gli artisti. Ma guarda Alessandro, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere i Nomadi personalmente. Sì. Io in particolar modo sono molto amico di Daniele Campani, che sì. è il batterista dei Nomadi, ci lega un'amicizia anche familiare. E ci siamo accorti che durante i concerti dei Nomadi il popolo è un popolo. Popolo nomade. Il popolo nomade, guarda, sì. sono veramente uniti. Poi i Nomadi, secondo me, e io parlo anche al nome della mia band, sì. non hanno a chi piace, forse mi piace, non lo so, no. O I li Nomadi ami. O li ami o non li ami, sì, non hanno una via di mezzo. E loro, chi li ama chiaramente, è un popolo molto unito, c'è il Raduno Fans Club, guarda, è veramente interessante, sì. chiaramente a chi piace, nulla togliendo a chi non è d'accordo, per carità. Allora, adesso direi di ascoltare, però abbiamo parlato parecchio, ma vogliamo sentirvi sì. suonare e cantare, no? Bene. Ah, presenta questo brano che Allora, questo brano che abbiamo scelto è un brano acustico, pianoforte e chitarra, suonato al pianoforte da Leonardo Rossi e alla chitarra da Giovanni Neri, canta Stefano, una canzone dei Nomadi, chiaramente, sì. che si chiama Qui, ed è un pezzo che fa parte del nostro repertorio durante, diciamo, a metà concerto, per richiamare proprio questa attenzione all'Associazione Augusto per la Vita da parte di chi ci ascolta e da parte di chi ci segue. È un live registrato
qualche credo quest'inverno, per cui niente, è un live, sentiamo. Allora ascoltiamo i Fiori Neri qui. Ferma il tuo pensiero prima che si infranga, lasciami filtrare lento indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare, senza più ferite, senza più tagliare, senza più sparare, senza fare male. Lasciami qui. Lasciami qui, perché qui, qui c'è un tetto di stelle, e un oceano di pelle, e un deserto di voci, e un tepore di baci, perché qui, qui, qui non passa più niente, qui non passa la gente, qui non passa che il tempo. E si scioglie in un momento, perché qui, qui è passato l'amore. Ed un passo da te. Tienimi sul cuore fino a quando passa questa mia paura, questo mio terrore di guardarti dritto in fondo agli occhi e di scoprire ciò che pensi veramente tu di me. Lasciami qui. Qui. Lasciami qui. Perché qui c'è un tetto di stelle, e un oceano di pelle, e un deserto di voci, e un tepore di baci, perché qui, qui non passa più niente, qui non passa la gente, qui non passa che il tempo, e si scioglie in un momento, perché qui è passato l'amore. Posso darmi